Il nemico numero uno che abbiamo per produrre il doppio sul lavoro nella metà del tempo ha un nome e cognome, si chiama multitasking. Per chi vivesse sotto una pietra, vergo, zoccorino, il multitasking è questa tentativo, abilità di fare più cose nello stesso tempo. Jeff Sutherland, il coautore del metodo Scrum, che è il metodo inizialmente usato per sviluppare software e poi utilizzato un po' ovunque in qualunque settore, semplicemente massacra, sderena l'idea del multitasking. Se volete il taglio scientifico, basta sapere che uno studio piccolino ma carino fatto a Londra nel 2005 ti dimostra quello che già i nostri nonni sapevano da una vita, che non siamo bravi a fare due cose contemporaneamente. Il nostro QI, che nel caso di molti che ascoltano è già davvero molto basso, crolla drammaticamente se facciamo più cose contemporaneamente. Sapete quando si dice che noi uomini non riusciamo neanche a camminare e mangiare la cicca insieme? Ecco, esattamente così. Per le donne funziona un po' meglio perché riescono a multitaskare meglio. Siete abituate, d'altronde, amiche mie, con i frugoli, le cose, le menate. Ma noi uomini, se proviamo a fare due robe insieme, è un disaster. Per come funziona il nostro cervello trogloditico, it just doesn't work. Ma bandiamo le ciance e facciamo un esperimento pratico. Serve penna, carta, calamaio e un cronometro. Prova a fare questo test molto semplice. Prova a scrivere uno di fianco all'altro un numero romano e una lettera. Esempio, 1, 1 romano, A, 2, 2 romano, B, 3, 3 romano, C. E vai avanti fino a 20. Cronometrati e vedi quanto ci metti, vai. Fatto? Ok. Ora, prova a fare la stessa identica cosa, ma vai in fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. 1, 2, 3, 4, 5, romano, 20. A, B, C, G, Z. Cronometrati perché non ti fidi e fai bene, ma ti garantisco che ci metti meno. Se ti interessa il perché, è per via di questo dual task interference. L'interferenza che si crea nel cervello quando ci sono un paio di attività da fare contemporaneamente. Harold Bashler, mi sembra, inizio anni 90, ha dimostrato questo fenomeno. In pratica il problema qual è? Che ogni volta che fai un'attività e cambi contesto, il tuo cervello ha bisogno di processare questo cambiamento e quindi hai una perdita. È per quello che fai la metà delle cose cambiando contesto. Facciamo un esempio: magari sei un collega, sei un fondatore di una startup e hai varie attività da tenere d'occhio e varie attività da seguire. Hai il marketing, hai la parte commerciale, il prodotto, il customer care, la contabilità. Se nella giornata continui a passare da una all'altra, switchi da una all'altra, la tua produttività si infila nell'imbuto del multitasking. Ma se invece affronti un blocco di attività alla volta, tutte le attività di marketing, tutta la contabilità, tutta la parte commerciale, a quel punto invece sei molto più produttivo. Noi esseri umani non siamo multitasking perché siamo bravi a farlo, ma perché non siamo bravi a concentrarci, non siamo bravi a non farci distrarre. Tutto qua. Multitasking? No, grazie. Sapete che penso sia una roba per pulire il mouse questo? Dusty.